si torna a manifestare perché i tempi stringono, perché mancano poco più di 3 mesi alla fine di questa situazione aziendale che ormai tutti conosciamo, siamo proprio alla fine, siamo quasi insomma al fallimento, il lavoro viene sempre meno, siamo quasi sempre in cassa integrazione. È inutile parlare di quello che non è stato o di come siamo oggi, perché l'unica cosa di cui bisogna ora parlare e agire è di cosa sarà di noi. Cosa le autorità competenti stanno facendo per Abramo Customer Care? L'unica persona che si sta interessando a noi è soltanto il presidente Occhiuto, che ci ha promesso e spero che mantenga questa promessa, anche se non è una cosa facile, ma noi confidiamo in lui. È una speranza che abbiamo e dobbiamo per forza crederci. Ci ha promesso appunto che ci ricollocherà, che troverà il lavoro per noi presso altre aziende e quindi questa è la nostra unica speranza. Il nostro presidente sta intervenendo, ha già garantito loro la proroga e si sta impegnando perché possano essere tutelati i loro diritti. Io ho ribadito che il presidente Occhiuto ha preso in carico tutta quanta la situazione di un precariato calabrese che negli anni ha determinato importanti bacini e su cui il nostro presidente, anche in sinergia con il governo nazionale, con la deputazione calabrese, sta intervenendo.